il tuo MetaMask è stato hackerato e stai perdendo cripto ed NFT che magari hai faticato ad ottenere. Personalmente non mi sono mai trovato in questa situazione, ma ci sono centinaia se non migliaia di persone nel mondo cripto che ci sono passate. E questo è un grandissimo problema che necessita di essere risolto. Solo pochi mesi fa è stato hackerato il Discord del progetto Fractal, del cofondatore di Twitch. E per un messaggio scam inviato da questi hacker sono stati sottratti più di 150.000 dollari alla loro community. Questo è solo un esempio che ha fatto clamore di una quantità enorme di scam che avvengono all'ordine del giorno. Tutto ciò è disgustoso, ma ci sono modi per prevenire questi attacchi e per rendervi il più sicuri possibile. Ed è proprio questo quello che vi farò vedere nel tutorial di oggi. Ma prima permettetemi di dirvi che sto lanciando il mio progetto NFT, del quale vi lascio il link in descrizione, solamente per andarci a dare un'occhiata e farmi sapere cosa ne pensate. Allora, qual è la prima cosa da fare se pensi che il tuo MetaMask possa essere compromesso o se hai visitato un sito al quale vuoi revocare l'accesso dal tuo MetaMask Wallet? Bene, allora la prima cosa che devi fare è aprire il tuo MetaMask e controllare le attività per vedere se qualcosa è stato inviato fuori dal tuo portafoglio. Se non c'è nessuna transazione sospetta è rassicurante, ma c'è ancora qualcosa da fare per assicurarsi che il proprio wallet non sia stato ancora creato. La prima cosa che faccio per assicurarmi che nessuno all'infuori di me possa accedere a qualcosa è cliccare qui dentro MetaMask e andare a disconnettere. Questo butterà istantaneamente fuori chiunque abbia l'accesso al tuo wallet di MetaMask. E dopo dovranno inserire la password per accedere. E se non la conoscono, ovviamente non potranno farlo, visto che la maggior parte di questi scam rientrano nella categoria phishing. Quindi solitamente non conoscono la vostra password, ma possono accedere al vostro wallet solo perché siete voi ad inserirla quando accedete. Quindi, appena vi disconnetterete dall'account, potrete stare sicuri dal 90% degli scam. La prossima cosa che potete fare è scollegare il vostro wallet dai siti che avete deciso di connetterci per qualsiasi motivo. Cliccate sui tre puntini in alto, poi siti connessi e ora potrete revocare l'accesso a quei siti che avete collegato, sia che ora non li usiate più, sia che non vi fidiate del sito. Sinceramente io lascerei l'accesso solo a quei siti dei quali vi fidate ma che utilizzate tutti i giorni. Quindi io ad esempio lascerei solo OpenSea, tutto il resto lo toglierei. Questa è una delle cose migliori che possiate fare per rendere il vostro portafoglio sicuro. L'ultima cosa che potete fare se pensate che il vostro wallet sia compromesso è inviare tutto su un account secondario. Sì, questo vi costerà delle gas fees che sicuramente non volete pagare, ma se siete convinti che il vostro account sia compromesso, questo è il modo più veloce per mettere in sicurezza i vostri asset. E poi scommetto che una gas fee di qualche euro sia molto meglio di tutti i vostri soldi che vanno persi. O mi sbaglio? Questo è ciò da fare in caso veniste hackerati. Ma ci sono un paio di consigli in più che voglio darvi su come avere una protezione extra per il vostro wallet. Il primo è usare l'applicazione mobile di MetaMask. È almeno 10 volte più sicuro utilizzare l'applicazione sul vostro cellulare piuttosto che utilizzare qualsiasi estensione di MetaMask per desktop o browser. Fidatevi, io non uso spessissimo il telefono per questo. È molto più comodo e veloce avere tutto sul PC a portata di click. Ma se volete stare più sicuri possibile, utilizzate l'applicazione mobile, che davvero è almeno 10 volte più sicura. Vi capisco perché anch'io passo tutto il mio tempo al PC, tra lavoro, YouTube e tempo libero, ma comunque voglio dirvi che il telefono è molto più sicuro per evitare che i vostri asset vengano compromessi. Il prossimo consiglio è quello di utilizzare un ledger. Se non sapete cos'è, è questo dispositivo qui. Semplicemente un wallet offline, dove per poter autorizzare qualsiasi transazione bisogna confermarla su questo ledger. Questo vi assicura che anche in caso il vostro wallet venga hackerato, loro non potranno inviare nessun asset, perché non avranno accesso a questo wallet ledger. Questo implica l'avere con voi il vostro wallet fisico, e va da sé che non dovete perderlo per nessun motivo. È un prodotto che io stesso utilizzo, e comprerei solo dal sito originale, nemmeno da Amazon. Posso essere alquanto malfidato, ma in questo mondo la sicurezza non è mai troppa. Vi lascio in descrizione il link diretto al loro sito. Il prossimo step è quello di non digitare mai le vostre parole chiave in un sito che non sia MetaMask. Nessun sito serio vi chiederà mai il vostro codice SID, oltre MetaMask ovviamente. Quindi fate attenzione che quando lo digitate vi troviate su metamask.io e non una qualche copia fake di MetaMask. Questo è uno scam molto presente, dove gli scammer creano un sito identico a MetaMask, o magari ad OpenSea, e l'unico modo che avete per distinguerli è quello di controllare l'URL del sito web. Guardate questo OpenSea, è identico all'originale, ma se guardate bene l'URL è fasulla. Se mai effettuaste l'accesso con MetaMask su uno di questi siti, state sicuri che dopo pochi minuti vi ritroverete il conto svuotato. Vi voglio ricordare inoltre che l'indirizzo originale di OpenSea è opensea.io. Un'altra cosa che potete fare quando visitate molto spesso un sito ed è quello reale,
aggiungetelo ai preferiti, così che non possiate mai sbagliare, dato che una volta entrati nel sito web troverete una stellina in alto a destra. Quindi, se per qualsiasi motivo non dovreste più vedere la stellina, sarà perché siete entrati su un sito fasullo. Questi erano tutti i consigli per rendere il vostro wallet più sicuro possibile. Ricordate che tutto ciò che trovate sul mio canale non sono consigli finanziari e prima di effettuare un qualsiasi tipo di investimento dovete effettuare le vostre ricerche e le vostre opportune considerazioni. Se il video vi è piaciuto lasciate like, iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video. Io vi ricordo di cliccare il link in descrizione per darmi un parere sulla mia collezione di NFT e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!